Salve a tutti, buongiorno e ben ritrovati all'appuntamento con la rassegna stampa di Icaro. Oggi è martedì 15 ottobre, sono le 7:30, quasi 7:31, e noi cominciamo come di consueto l'appuntamento con la lettura dei giornali, dando un primo sguardo alle pagine di apertura per vedere assieme quali sono le notizie principali della giornata. Cominciamo proprio dal Resto del Carlino, che apre con la cronaca sia il titolo sia la fotonotizia. Reagisce alla rapina, accoltellato. Un 19enne si è rifiutato di dare i soldi per le sigarette ed è grave. I due aggressori arrestati dopo un inseguimento. Dicevamo anche la fotonotizia ci parla di cronaca, è tornato il piromane delle Panda, 5 auto dello stesso modello a fuoco in un mese. Salviamo le Panda, il titolo ironico, nonostante insomma la notizia non proprio piacevole che ci porta in prima pagina al Carlino. Nel taglio alto invece troviamo una notizia legata al fisco che fa i conti in tasca ai balneari e quelli riminesi hanno i redditi più bassi in Italia e quindi in vista delle concessioni scattano i controlli. Proseguiamo con le altre notizie della giornata, siamo in colonne, c'è ovviamente il racconto della giornata di ieri, San Gaudenzio, festa patronale a Rimini, con la tradizionale tombola che ha incoronato Riccardo vincitore. E poi una convention tra i mangiatori compulsivi e una donna racconta come è diventata schiava del cibo e come sta cercando di uscirne. Torniamo alla cronaca per una notizia che da alcuni giorni rimbalza sui media e adesso è arrivata, diciamo, un'ulteriore novità, ovvero il medico accusato di abusi disciplinari, di abusi, scusate, sessuali. Adesso si muove anche l'ordine con un provvedimento disciplinare. C'è poi un escursionista ferito, un riminese che in montagna è caduto da una cordata, lunghe ore per salvarlo, ma alla fine, appunto, la notizia è a lieto fine. Sant'Arcangelo, lupo uccide un cane, residenti preoccupati. Vediamo infine le notizie di cultura a San Marino, apre la stagione teatrale e sul palco Placido e Luxuria. E poi al Festival del Cinema arriva il tributo ad Andrea Purgatori. Questa è l'apertura quindi del Carlino. Vediamo assieme invece il Corriere Romagna, che sfoglieremo poi più tardi, quali notizie ci porta in prima pagina. E troviamo sempre la cronaca, addirittura nelle stesse posizioni. La prima, i due ventenni che accoltellano un coetaneo per le sigarette, e poi anche la notizia della Panda bruciata, è ancora caccia al piromane delle Panda. Nel taglio alto invece una notizia, diciamo così, di colore, uomini e donne a scuola di Burlesque. Apre la scuola Nuit Blanche, l'importante è che indossino un paio di tacchi. Ritroviamo anche qui il racconto della festa la festa del Borgo, Borgo Sant'Andrea, che coincide con quella del patrono. Più di 70.000 i partecipanti che nei 3 giorni del fine settimana lungo, più appunto il lunedì di San Gaudenzio, si sono riversati per le strade del Borgo Sant'Andrea. Poi lavori che cambiano la città. All'ex colonia Enel arrivano parco e piscine. San Marino invece, cellulari presto, una rete migliore. Ariccione invece, lezioni anticipate per il club nautico. Il direttivo si dimette. Il presidente uscente Masetti dice: abbiamo eliminato i privilegi. Vediamo poi le notizie di sport che il Corriere Romagna ci porta
In prima pagina si parte da RBR, primi in classifica, ma il primato non è la cosa più importante. E poi invece calcio, il sempre a Rimini, corre veloce con Falbo. Per quanto riguarda la cultura, femminismi nella storia, vedremo poi nel dettaglio di cosa si tratta. Torniamo adesso allora alle pagine del Resto del Carlino e cominciamo a entrare più nel dettaglio, sfogliamo le notizie, e l'edizione di oggi si apre proprio con la cronaca. Sangue in centro storico, accoltellano 19enne per le sigarette, presi i rapinatori. L'aggressione è avvenuta nella notte in via Sigismondo. Un riminese ferito all'addome. Gli assalitori volevano da lui i soldi, sono due albanesi ora in manette dopo un inseguimento con le volanti della Polizia di Stato. Siamo appunto durante la notte, attorno alle 2 di notte, quando si svolgono i fatti. Il ragazzo viene avvicinato da i due coetanei che pretendono da lui dei soldi per comprare le sigarette. Al suo rifiuto uno estrae un coltello e poi lo colpisce all'addome. Per fortuna il coltello non lede organi vitali, il ragazzo non è in pericolo di vita, dovrebbe cavarsela con una prognosi di 10 giorni. I due poi vengono subito presi dalla polizia. C'è poi un approfondimento che parla proprio di movida blindata, ovvero il fatto che da alcune settimane, su indicazione della prefettura, sono tornati i pattuglioni alla vecchia pescheria e in piazza Cavour durante il weekend. Polizia, carabinieri ed esercito schierati a guardia della movida in una delle zone più calde della città. E continuiamo allora con la cronaca, ci spostiamo però all'altro fatto che da alcuni giorni appunto ritroviamo sui giornali: abusi sulla paziente, medico ai domiciliari, ora avviato anche un procedimento disciplinare. Si è infatti mosso nei confronti del professionista accusato di molestie rivolte a una 33enne affetta da disabilità, anche l'ordine. Siccome fa capo questo medico al distretto del Rubicone, a parlare è Michele Gaudio, il presidente dell'Ordine dei Medici di Cesena, che dice: devo ammettere purtroppo che non mancano i colleghi che hanno sbagliato mestiere. Chiederemo ora alla Procura di Rimini la conferma dell'identità del medico e procederemo secondo il nostro regolamento. Questa quindi la situazione al momento, ci saranno quindi ulteriori novità che i giornali ci racconteranno. Ancora cronaca la notizia che abbiamo ritrovato in copertina come fotonotizia su entrambi i quotidiani di oggi, ed è il piromane delle Panda, un'altra. Infatti è finita a fuoco, questa volta siamo in via Cagni, è il terzo incendio in 4 giorni, salgono a 5 le macchine danneggiate, lievemente ustionato un uomo che ha tentato di spegnere il rogo. Un passante infatti, quando ha notato cosa stava accadendo, è intervenuto, ha cercato di spegnere appunto l'incendio con una coperta e si è leggermente intossicato, per fortuna però senza ulteriori conseguenze. Il fatto è accaduto ieri attorno alle 12:30, siamo in via Cagni, una traversa di via Marecchiese, quindi poco distante dal luogo in cui si era consumato l'incendio, diciamo il tentativo di incendio di un'altra auto precedente. Ora cambiamo argomento, si parla di fisco, perché sono stati fatti i conti in tasca ai bagnini riminesi e la media è una dichiarazione di meno di 30.000 euro all'anno, e ora partono quindi
i controlli mirati della Guardia di Finanza proprio in vista della riforma delle concessioni. Gli accertamenti serviranno a capire anche il valore reale delle imprese nel caso di eventuali ristori. Entriamo però un po' nel dettaglio di questi numeri. I Bagnini Riminesi, stiamo leggendo l'apertura di questo articolo del Carlino, i Bagnini Riminesi sono tra quelli che dichiarano i redditi più bassi della categoria in Italia. Stando alle dichiarazioni, per l'anno 2022 il reddito medio dei balneari di Rimini è stato di 29.841 euro, tra i più bassi appunto. Per fare un paragone, è di poco inferiore a quello dei colleghi di Tropea con 32.769 euro, decisamente molto più basso rispetto a quanto dichiarato dai Bagnini di Taormina, attorno agli 89.132 euro, o addirittura di Lignano Sabbia d'Oro con 270.302 euro. Quindi il raffronto con tutte le altre realtà balneari principali della penisola è estremamente in negativo da questo punto di vista. Ora cambiamo argomento, perché appunto abbiamo ricordato ieri San Gaudenzio, giornata del patrono di Rimini, quindi giornata di festa, gli appuntamenti della festa del Borgo di Sant'Andrea e soprattutto anche della storica tombola in piazza, ed è di questa che ci parla il Carlino. Vediamo anche delle foto di una festa molto partecipata, tantissime le persone che hanno deciso di partecipare alla tombola vinta da Riccardo Svilpo, così ci racconta il Carlino. Non poteva andarmi meglio di così, prima tombola di San Gaudenzio e subito vittoria del primo premio. Queste le parole appunto del vincitore alla 67esima edizione, che ha visto Piazza Cavour gremita di migliaia di persone riunite sotto al palco per sognare di vincere uno dei premi in palio. Proseguiamo con la lettura del Carlino di questa mattina, con un argomento decisamente diverso. Si parla di scuola e non è proprio un diciamo così un argomento da cui emergono notizie positive, perché secondo i dati invalsi dei test svolti dai ragazzi in terza media crescono studenti con competenze inadeguate. Se migliora un pochino la situazione per quanto riguarda la matematica, in italiano si arranca. Le prove invalsi per gli studenti di terza media e per i maturandi mostrano ancora una volta difficoltà a rimanere entro le cosiddette competenze adeguate all'età nel percorso scolastico per gli studenti della provincia riminese. Il raffronto in questo non viene fatto con l'anno precedente, ma con quello 2021, il primo della pandemia. Diviene quindi interessante capire come la popolazione studentesca ha subito ed ha reagito al lockdown. Emerge comunque che come la percentuale di studenti con competenze inadeguate all'età sia aumentata in terza media del 3,1% in italiano, quindi comunque dati in aumento per questo disagio. Proseguiamo e a pagina 11 il Carlino ci racconta una storia di una convention e di una partecipante, di una donna che partecipa a questa convention, Milena. Parliamo di mangiatori compulsivi e lei racconta la sua storia di come sia diventata schiava del cibo, ma ora abbia imparato a domare questa dipendenza. La convention di 3 giorni che si è svolta a Rimini è quella degli Over Eaters Anonymous, i mangiatori compulsivi, che esistono da oltre 40 anni e oggi sono presenti in ogni regione italiana. La convention, si terrà questo fine settimana a partire da venerdì. I primi 2 giorni
dedicate all'associazione e agli iscritti, e poi domenica un incontro pubblico aperto a tutti per chi voglia appunto approfondire questo tema. Proseguiamo e adesso arriviamo a Riccione, dove si torna a parlare di droga. Anche in questo caso aumentano soprattutto i controlli per la movida alcol e droga la stretta del sabato sera. Controlli sul metromare, sorpresi alcuni spacciatori, patenti ritirate dopo il test della polizia municipale in piazza Curiel. Durante i controlli la polizia era dotata anche di unità cinofila, parliamo di Zico, il cane antidroga della polizia di Riccione, che ha svolto i controlli di cui appunto ci racconta il Carlino. San Martino, dopo lo stop, spunta un condotel nell'albergo dell'Abissinia, siamo appunto in zona Riccione Misano, saranno realizzati dalla Gilardoni Corporate 39 camere e 6 appartamenti. Il progetto ridotto da 8 a 5 piani. Cattolica, arriva la rotonda tra via Mercadante e via Rota, si parla sempre quindi di lavori e di viabilità. Atteso a breve il progetto esecutivo per rivoluzionare la viabilità della zona produttiva tra Cattolica e San Giovanni. Ancora invece Bellaria Igea Marina, macelleria Manzi, premiata la storia infinita. La bottega di Igea ha ricevuto la targa per i 60 anni di attività, riconosciuti anche se di recente il negozio ha dovuto chiudere, quindi c'è stato diciamo un periodo di interruzione. Ancora, adesso siamo a Sant'Arcangelo, torniamo a parlare di cronaca perché ci sono stati degli avvistamenti di lupi a ridosso del centro storico e uno avrebbe ucciso un cane. Questa è la testimonianza di due cacciatori che dicono: l'aggressione vicino alla collina dei Poeti, servono subito soluzioni. Arriviamo adesso a San Marino, si parla di teatro con Michele Placido, Luxuria e Ottava Piccolo, protagonisti della stagione teatrale. L'articolo ci parla sia della presentazione del cartellone del Teatro Nuovo che del Titano, sono 12 spettacoli, 4 fuori abbonamento, il primo il 12 di novembre. Arriviamo alla pagina degli spettacoli e il focus, il tema, l'articolo ci parla di Andrea Purgatori, giornalista e sceneggiatore, mancato un anno fa. Ora il Festival Cinematografico si apre, i Luoghi dell'Anima si apre proprio con un tributo al grande giornalista. 6 giorni di film, incontri e ospiti a Rimini tra Sant'Arcangelo e Penabilli. Il festival si svolgerà dal 9 al 15 di dicembre. Prima di chiudere questa prima parte di rassegna stampa, arriviamo allo sport, quindi vediamo quali sono le notizie sportive di oggi e si comincia con il calcio. Longobardi conquista il Rimini, gol frutto di una grande reazione. Secondo centro stagionale ad Arezzo, per il terzino ex recanatese che sa farsi trovare al posto giusto, si parla della Rimini Arezzo finita 1-1, mentre invece per quanto riguarda il basket serie a 2, RBR può già fuggire, ma la strada è ovviamente ancora molto lunga. Però nonostante assenze pesanti e avversari di prima fascia, Rinascita Basket Rimini occupa da sola la testa della classifica. Tommassini dice: sono solo le prime 3 settimane, eppure ci sentiamo già una squadra vera che non molla.
Noi siamo arrivati così alla fine del Carlino, ma la rassegna non è finita, dobbiamo ancora sfogliare assieme il Corriere Romagna. Adesso però ci prendiamo una brevissima pausa pubblicitaria e poi torniamo qui a tra poco. Rieccoci in diretta dagli studi di Radio Icaro, Icaro TV, per la rassegna di questa mattina, martedì 15 ottobre. Sono adesso le 7.52 e ci spostiamo sulle pagine del Corriere Romagna, che apre con un primo piano, un focus dedicato alla sanità. Aprirà infatti un centro di trapianti di midollo che sorgerà all'ospedale di Ravenna, destinato alla cura della leucemia acuta su pazienti dell'area romagnola che al momento sono costretti a curarsi nelle strutture di Ancona e di Milano. Meno disagi anche per le famiglie. L'ex primario Zaccaria dice: ci sono 30-40 pazienti all'anno costretti a sottoporsi a trapianto di cellule staminali da midollo osseo, che appunto adesso potranno farlo sul territorio. Sempre regione, un caso che è arrivato sino alle Iene, siamo sempre nel Ravennate. Campi da padel pagati e mai costruiti, imprenditore Ravennate sotto accusa. Contro un'azienda ora in fallimento, numerosi clienti che avrebbero pagato svariate migliaia di euro. Anche il dipendente di una ditta partner lamenta: mai ricevuto l'indennizzo per l'infortunio sul lavoro. Ora ci spostiamo, torniamo sulla cronaca locale a Rimini, rivediamo le notizie principali di questa giornata, a partire da quella di apertura dei giornali di oggi. Accoltellato 19enne per le sigarette, catturati due aggressori dopo un inseguimento in auto. Due ventenni arrestati all'alba di lunedì dalla polizia dopo l'aggressione in via Malatesta. Un'altra notizia di cronaca: scivola durante una cordata in quota, 27enne salvato dal soccorso alpino. Siamo sulla Torre delle Giare Bianche a Vicenza, nella zona attorno a Vicenza. Il riminese, l'alpinista riminese, cadendo si è rotto una caviglia, calato a valle in barella per 200 metri lungo la parete rocciosa. Un intervento lungo di più di 6 ore, che però insomma si è risolto positivamente. Ancora la cronaca, un'altra panda a fuoco, uomo intossicato, la polizia sul posto ed è già caccia al piromane. Già danneggiate 5 Fiat, l'ultimo colpo ieri mattina con lo stesso modus operandi. La polizia quindi ritiene che ci sia la stessa mano dietro questi gesti. Parliamo adesso di come cambia la città, dei progetti che partono e che creeranno nuovi spazi. Siamo nell'area dell'ex colonia Enel, dove entro il 2029 arriverà una nuova piazza con parco e piscine. L'assessora Frisoni dice: esploreremo anche l'interesse degli albergatori per realizzare un parcheggio interrato. E poi aggiunge: oltre a questo, redigeremo il progetto della nuova piazza, che sarà un trionfo di verde, piscine e giochi d'acqua che potrebbero essere realizzati anche tramite forme di partenariato pubblico-privato, non prima naturalmente di aver espropriato e demolito entro il prossimo anno l'ex colonia. Quindi lavori che partiranno a breve. Andiamo avanti, anche il Corriere ci parla dei problemi degli studenti. L'indagine
è del Sole 24 Ore sui test invalsi e crescono gli studenti non preparati. Però rispetto alla media italiana, nel nostro territorio il livello di competenze acquisite è più alto, quindi una situazione che su tutto il paese crea delle problematiche, nonostante appunto alcuni numeri più positivi sul riminese. C'è poi un intervento anche di Chiara Bellini, assessora alla pubblica istruzione, che dice: il comune continua ad investire nella scuola dell'infanzia perché i bambini vanno inseriti nella rete educativa già da piccoli. Andiamo avanti, e c'è il racconto della festa del Borgo di Sant'Andrea. 75.000 i partecipanti, e gli organizzatori dicono: noi siamo i custodi dell'identità della città. Marco Tamagnini, presidente ACLI, racconta: l'evento potrebbe diventare biennale nei prossimi anni, ma non cambierà mai la vocazione anche artistica, culturale e solidale della nostra manifestazione. Proseguiamo ma rimaniamo sempre in ambito spettacolo, perché c'è una nuova scuola a Rimini di burlesque, donne e uomini in tacchi a spillo, perché il burlesque libera la vera essenza delle persone. Nuit Blanche, il nome della scuola, coreografa e insegnante: il mio non è un lavoro ma una missione, aiuto la gente a spezzare le sue catene. Nuit Blanche, scusate, è il nome dell'insegnante, la vediamo qui nella foto con alcune allieve, e in questo articolo racconta appunto la sua storia, la storia del corso che partirà a Rimini. A Riccione invece si parla delle elezioni anticipate del club nautico, perché il direttivo si è dimesso in anticipo. Il presidente uscente Massetti dice: abbiamo eliminato i privilegi e risanato un deficit di 40.000 euro. E quindi finiti questi lavori, il direttivo si è dimesso. Ci spostiamo ora nell'area di Cattolica e della Valconca, dove c'è un momento di difficoltà per i ristoratori. Anche l'Anfora dà l'addio a Cattolica. Domenica scorsa l'ultimo servizio, ci trasferiamo a Santa Maria del Monte, l'apertura entro fine novembre. Un'altra attività quindi che chiuderà presto i battenti a Cattolica per spostarsi altrove. Siamo ora a Sant'Arcangelo, Disco Borgo fa il pieno, ma questo crea alcuni disagi, soprattutto ai residenti del centro, che dicono: il volume della manifestazione è insostenibile, e rilanciano: il regolamento non è stato rispettato, le rilevazioni ARPA e presto saranno in tribunale, ma gli organizzatori dicono: in realtà tutto è filato liscio. Arriviamo ora a San Marino. Entro giugno risolveremo i problemi legati alla rete dei telefoni cellulari. Il segretario Fabbri, dopo l'incontro con Telecom, non fa sconti. Dice: la linea cade di continuo, è una situazione imbarazzante e intollerabile. Vediamo ora gli appuntamenti e le notizie della pagina della cultura e degli spettacoli del Corriere Romagna. Si apre con l'11ª edizione del Festival di Storia del Novecento. Siamo a Forlì, 900 Fest. Protagonisti in questa edizione sono i femminismi. L'inaugurazione sarà il 19 in apertura, con un focus su Carla Lonzi, mostra in provincia, tra gli ospiti Adriana Cavarero, Luisa Passerini, Orsetta Giolo, Edoardo Albinati e Adriano Sofri.
Ancora si parla dell'apertura teatrale, della stagione teatrale a Morciano. 7 titoli in cartellone con Caterina Guzzanti, Paolo Rossi, Emanuele Aldrovandi, Sara Jane Morris. Chiudiamo con lo sport e ovviamente l'apertura è per RBR che non guarda la classifica almeno per il momento, si trova al primo posto e anche Tommasini dice per ora si parla di nulla, conta aver portato a casa una gara difficile da squadra vera che lotta, ma ovviamente la soddisfazione di essere al primo posto è tanta. Per il Rimini invece l'articolo si concentra su Falbo, quando mette il turbo per il Rimini sono solo gioie. Dal terzino sono partite le azioni più ficcanti nella gara di Arezzo, il rigore negato a Gorelli, l'occasione di Cernigoi e l'1-1 di Longobardi. E noi con lo sport arriviamo in chiusura di questa rassegna stampa. Io come sempre vi ringrazio per aver sfogliato i giornali assieme a noi. Adesso ci prendiamo una brevissima pausa, ma torniamo tra pochi minuti per il TG del mattino. A tra pochissimo.